dei beni culturali. Buonasera a tutti voi, innanzitutto voglio ringraziare il professor Stefano Orda per avermi ospitato a questo seminario di storia dell'arte sul pittore napoletano Vincenzo Irolli. Vincenzo Irolli, poco prima di morire, sarà attaccato con un critico il quale si chiamava Ricci, viene attaccato in quanto fu accusato di pittura sentimentalista, perché all'interno delle sue opere si evince un certo sentimento, c'è il racconto di una società del suo tempo, appunto vediamo una società come quella degli anni 30, in questo caso nel dipinto della giovincella che porta in braccio un tacchino, laddove chiaramente c'è una caratteristica peculiare di quelle periferie di Napoli, laddove c'erano anche dei quartieri malfamati, ma c'era anzitutto la semplicità. Un po' ritorniamo al discorso di Cesare Pavese del romanzo La Luna e il Falò, laddove per Cesare Pavese nella campagna c'era la semplicità, c'era un sentimento che il pittore Vincenzo Irolli riesce a trasmettere all'interno delle sue opere d'arte. Sarà anche un intellettuale, appunto perché l'artista, come diceva Giorgio Vasari, è un intellettuale e non è un artigiano, perché soprattutto lui ha modo di conoscere figure emblematiche della cultura napoletana, in modo particolare Salvatore Di Giacomo, che noi tutti conosciamo come grande poeta napoletano, ma soprattutto va detto che all'interno delle opere di Vincenzo Irolli noi riusciamo a ricostruire un discorso che solo le sue pennellate, le sue tracce, i suoi segni riescono a trasmetterci, riescono a farci creare un discorso, un po' come riteneva anche lo stesso critico d'arte Roberto Lodi. Grazie.